scombare, mannaggia lo sono decidere, e a casa mattai. Innanzitutto Vicenza Art vogliono augurare a voi un felice 2013 all'insegna della serenità e della gioia. Noi ce l'abbiamo messa tutta per farlo iniziare in allegria, speriamo bene per tutti. Dopo gli auguri vogliamo dirvi un grosso grazie. Se siamo ora alla terza replica e anche per la quarta e per la quinta abbiamo il tutto esaurito, lo dobbiamo a voi, meraviglioso pubblico, che sa apprezzare e valorizzare quanto ci appartiene, non per essere campanilisti, ma per dimostrare amore per il luogo natio. Tutto questo non può fare altro che stimolare l'Isenzart ad andare avanti con maggiore impegno per migliorare la qualità e dare a voi il meglio. Ribadiamo che l'Isenzart è un gruppo amatoriale, senza pretese. Gente comune con la voglia di stare insieme per divertirsi e per far emergere il bello delle nostre radici, tradizioni, modi di dire, proverbi e lessico ormai in disuso. Sono cose che stiamo per presentarvi è una commedia di Germano Benincaso, autore e regista dell'affermata compagnia teatrale lucerina Gli Amici dell'Arte. Gli Isenzart, anche se non si reputano affermati, hanno voluto cimentarsi in questo lavoro che allo spettatore attento rivelerà il grado di difficoltà. La commedia, come vi dicevo, lucerina di nascita, è stata tradotta e rivisitata per essere calata nella realtà castelluccese e con un linguaggio colorito e battute comiche porta sul palco realtà sociali abbastanza serie e sempre attuali. La disoccupazione e l'emarginazione di ragazzi con problemi di inserimento. Ma come si dice a Castelluccio, paziente ma onorato, la commedia mette in risalto la dignità dei personaggi che nonostante i problemi e la disperazione non soccombono alla prepotenza e al dispotismo dei ricchi e affrontano la vita a testa alta e con dignità. Siamo negli anni 70. Concetta e Raffaele devono quotidianamente fare i conti con la mancanza di mezzi e con il loro unico figlio Pasquale poco incline al lavoro. La loro unica speranza è l'eredità della quale potranno beneficiare la morte di Zio Nicola, ma chi di speranza vive, disperato muore. Prima di iniziare lo spettacolo voglio fare delle raccomandazioni. Cellulari spenti, evitare che i bambini facciano chiasso, non perché non ci faccia piacere la vivacità dei bambini e dei cellulari, ma perché gli attori potrebbero distrarsi e non dare a voi il meglio di sé. Auguriamo a tutti buon divertimento e non dimenticate di applaudire. Buon divertimento. Caramba! Luisim Valer! Rim! O sangue caliente! Passato un capo guai, mo se cucchiato, qui là tu cantate spaccato di giovani, hanno fatto la società, ci c'è cuore. E che mestiere fai? Io non è che ti capite buono, ma dico niente che so, ma non mi faccio mia stomaca, mo si sono posto a fare scarpa l'ambulante. Ma magari sarà a buscare qualche cosa da solo. E che si vanno a buscare? Se stessero magari che li costa rotto dentro di casa, ma che cosa fa guagliarsi? No signore, se vanno a mettere per un bancariere alle 15 della sera, la speranza che passa qualche tu, e che ne sai, se fa mettere un paro di mese solo, un paro di mese di sopratappo. Dimmi tu, ma se puoi dinanzi di questa maniera. E che vuoi fare, ma ognuno di noi te ne croce della casa. La croce sulla mente, se fosse su lungo, si arricende votando.
Lo fatto, ma che dentro sta casa di croce so sai. Ma non hai più grosso, né tanto, Maria. Quando il figlio disgraziato ne fratello da vittima Pasquale. Qui, e tale qua la lo parto. Tutte e due lavorano e qua vieni. E che vuoi fare, cumma? Tu non hai pensato che quando eri creatura con un bimbarello avessi quella malattia alla capo, come si chiama? Aiutami un po' a dire. La malangita. E per questo è per quando non danno attorno a buono. Quella, la malangita, è tutta una scusa. Volesse far vedere quando mi fa arrivare a genio. Ninna, come sa far ragionare buono. Ma quella che chiude tutto a me mi tocca di dirlo. E quella rasata che te ne sembra pronta. C'ha cocchio, non piglia e scoppa lì. E ui, che ti hai detto? No, quella è la malattia che porta quella maniera. Comma, qui le fa Pascal, ma lo matto veniva la guerra. Come si dice, anzi, lo matto veniva a fatia. Ma ha pigliato una tua sa cocchio che non ha morto e vanno a ci mandare dei figlioni sulla strada. Se, comma, questa è lui. Guarda, senti, a ieri sera, mentre mi eravamo sulla vesta a casa Maria, scocca il ron, ma senti di ausare. Ma dice, sarà buttato fa uno. Umma, ma sono aiuto per maggiorare te. E qui lei era un cumarello che se ne scappava, che non è da morire due a lui. Oh, si è cacciazza, amici. Basta che sarà, perché fa la manata di ieri, che se l'hanno riportata finché è caro. Lo sono io. Ma io dico una cosa, ma perché non mi mandate da un'altra? Ah, magari sembra un altro. E che una li mi ha provato. Mi ha mandato dall'accusatore e ne è stato punto, perché Nina si pungeva dietro che l'aria. Mio mannato da lo farlo verrà, e che? Lo stesso giorno se ne è tornato, perché sembrava troppo caldo. Mo stamattina, se mi sembrava di affarlo di scivola, presto ammastami uccio. Forse questa la volta a bordo. Madonna, com'è, forse la Madonna che è così qui le rimaste, che hanno un sacco di fatiche, sa buscano un sacco di denaro, mo. Com'è, solo lo signore sa quando ci servono i soldi. Tra mie, ma non vedi come si mandano un altro. In questa casa, diebete sopra a dire, cambiare sopra a cambiare. Non so padrone che ci manca l'arco della porta, per la paura che passa cacca e tu mi cerca una cosa di soldi che avanti. Ecco, ma visto che hai già avuto la caduta, ricordici un po' che a comprare a Felix, ma voglio avere quegli 800 mila lì che ci sono strada. Ma è che ti farà il servizio di ripiatto da Maria Fidesi, è il primo letto che ti decette dal sapaucci senza naso. Allora, mamma, tu hai ragione, non che te lo tuo, ma non ti preoccupare, mamma. Qui la Raffaella si è già soldi della disoccupazione. E mo che pigliamo l'assente, la prima è sbagliata, sei tu. Mamma, mi raccomando, perché tu non si vuole scusare. E io non voglio fare male la sicuranza al sopra, ma sai poco, ma so. Guarda, non lo dicendo a me. Mamma, io dagli detto che ti ridere, che solo chiamando da te, non la ti attogliamo. Mamma, ma che Luzia mi dico un Raffaele che si mise 20 anni fa a Roma? E lì bambù. Ma chi è? Se ne go? Io mi pare che così si chiama. Sì. E se è fatta una posizione, mamma, che non finisce mai. Casa, terra, ma non è che te di più. Allora va la manna che cosa di soldi, da lui, Mamma, come sapete che non lo conosce, se ne go? E mo la smolla una cosa di soldi, ma anche se ci mette la foca in gara. Però ha già fatto testamento e ha scritto che quando si muore la roba per tutto cosa a lui. Io Raffaele mi dico non puoi toccare un'altra te. Ma quanti anni te? È vecchio. Vedi, non è tanto vecchio, non è. Non mi ricordo neanche di che classe. Però, ma te ne ricordo malato. Non si può ti mettere a cuore. Non potevo mi dare scanto. Non può bere né caffè, manco il bicchierino. E se volta a messa, serve una vernia, una valigia di medicina, sempre pronta. Ma con il cuore malato, una botta qua, una botta là. Appunto, comà, oggi ho trai morti per rubare tutta la proprietà. Sì, ma state che sta speranza, come si dice? Chi campo speremo, muore cacchè. Ma non niente, campo speremo. Dentro sta casa, dietro, cambiare, scelte, vanno e vende, quando fanno su questo. E che cazzo si vuole pigliare? Non dico niente più, mamma, niente più. Ma mamma, è proprio la sua, ma che può fare? Fatemi pazienza, lascia far di. Lasciamo far di. Ma chi è che ha chiuso la porta qua? Ma! Ma fammi vedere. Ma venire a rapì! Come on, I'm
è stato che anche pompanato, è stato che anche fatto sciare con Master Miuccio, questo è stato. Ma le vadine a me? Chi prende? Che ci fa?
Sono esco adesso, sta. A scuole! Pasqua! Ma! Vieni qua con le domande. E da mamma? Ma che è? In mezzo stata, in saccia niente, mi chiede con me, ah? Sì, ma se mi hanno l'anza con un gatto, vieni qua, avete paura. L'hai struppiato tu, no? No, signor, io non so stare. Non sa ce n'è. È possibile che in questa casa ogni volta che succede qualche cosa non mi troviamo con me. Non sa ce n'è, io non so stare, questo è poco ma so buco. E se non sei stato tu, chi è che è stato? Svolta sapere. E che non sa ce n'è? Non sa ce n'è. Chi non so stare? Oh! E oh, voi c'è Antonio. Ah, la moglie tu fa la funzione, andate lì! Ma prima
vezi la strada, e tutto il fier. A rischio che spigliamo tutto il mondo. Lo spigliamo, te sono a Monte Cristo, però la scuola è più facile. E oggi provi a aiutare. Piuttosto, hai un altro, come aiuto oggi? Ah, è che da boh. Mi fa sicuro, no? Faccio i soldi, no? Ma sì, questo è subito. Tu. Come dice, come un mio sbaglio. Con c'è, porta la c'entra. Ma, facciamo così. Mille lire a te, che tiene moglie e figli. Non dice che mi dica se sono, come dice, ma pure. Ah, se va tanto pure, ma gli dà così. Sono giovane, questa società se ne va in 33, come la codica lo fu. Ma io sarà mai 10 spartiti, te lo dico. Non è proprio cosa. Siamo a cavaggi cuori per come a rubì. Osta! Osta! No, anche ma che ci parlava un po', dico con Maluisa Gigetti che ci ha buttato. Poi lui! Buongiorno! Ma lui che c'è un paio. Ma sai che c'è sta poca roba? Ma di? Allora. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ci stanno cinque da via. E non ha detto che è venuto da Roma. Madonna, proprio oggi che fa sul palco, solito arriva pure i cartolini da Natale, eh? Ui, ma come va tutto sta posto oggi? Che succede? Stateci, che questo è proprio dire. Date due borsa, che ho domani fuori alla porta. Ho buttato pure i cartolini da Natale oggi. Ma come, ma lui, ma che stai dicendo? Stiamo invece da Usta, arrivano i cartolini da Natale. Ma per caso non si inviate qua? Ma Raffaele, non sai più niente di qua. Queste sono le cartoline dell'anno passato, ancora una volta. No, queste sono le poste italiane, che funzionano a Stamanelli. Come stai innato l'Italia, Stamanelli? Come stai innato? Ma Raffaele, dite proprio buono, i posti funzionano male a me. Giua, fammi un piacere, state attendo proprio a quelli dei corsi che stanno innanzi alla porta. Sì, sì. Non c'è, ha chiamato la surata, e c'è un bottiglio d'acqua fresca come lui. Anzi, sta con gli arrangiati che ti fatti stamattina. Poi c'è un bottiglio d'arrangiata. Stamattina l'acqua fresca alla petrera, noi teniamo l'acqua alla petrera, che è la fine del mondo, ce l'ha mica in tutti questi paesi attorno. Quella l'acqua della petrera è sempre fresca, perché quella nasce al mondo se no. Poi chiaro, durante la notte un giorno scorre lentamente e va a finire alla petrera. E c'è un'acqua fresca, speciale veramente, addigeribile e tutte le cose. Poi sono passato un negozio di Sguaracella che ha cantato una bella bustina di lanciato, ma poi fanno i bustini, fa i litri, però 30 lire costa manca assai, però quando mette l'acqua la fa 4 dei decimi, che se no se mi la bustina, poi d'accordo, e si è tutta qua, hai capito? Ma Buon Natale.
Chi da buona buona, se no quando era capace sono sfilato tutto mannaggia la necessità, mannaggia. Cinque cambiava, cioè. E chi sa se si può rinnovare questo? Ah, questa è scala umana. Ma quando è che si mangia qua? Fuori, vabbè, tu basta! Ti vista sulla vergogna! Io le tattue, e la fatiamo, ti ho risolto a casa, fatiamo notte e giorno! A me mi pare proprio che no. Grazie a loro, tua mamma la fai pulire l'occhio. E finisce, finisce che sta rasata. Che mi fai dunque una roba tu. Ma stasera, vedo da un'altra. Fugge, che c'hai cucinato oggi? Fabio, non è stancaudare. Però con questa volta Pasqualino avrà giù. So finchi tu io andare a finire che mangiavo un resto da scaldare. E moli ieri, e moli sprint, e moli un ride, e moli capocrognola. Noi stiamo facendo la faccia verde come il figlio dopo tre. Ma! E che non dici tra i certi? E che salto che mi porto? Che tu li si mangiano per giù? Ma lo sai che ti caccia sta me messa a magari mangerà? Ci sta, 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 ci un castigo di Dio da venire. Sempre sì, questi sono tutti questi portali che usano questi giorni di nuovo. E che una cosa, che la sente mi chiama la frosa. Papà, si chiama droga, droga, la frosa. Sì, come sa. Ma tu sei frogato una dura. Ma lo troppo è troppo, dai. Troppo è troppo. Ma è chiuso un mezz'ora che giriamo questa lettera, non si può sapere che dici. Siete, siete che scrive, si ricorda la roba, sì. No, ma è tutta una schifezza, ma io non lo so. Ma qual è questa lettera, no? Tutta una schifezza. Ma non ti vuoi... Allora, sì. Caro nipote Raffaello, oggi è partorito una vecchia e ha sgravato un contrabbasso. E chi lo sa che l'hanno comprata a quella povera vecchia che all'ultimo ha sgravato un contrabbasso? Lui ma ti dico una cosa. Questo era vecchio che ha sgravato un contrabbasso. E se era giovane, avesse sgravato l'orchestra, lo sarà stato. Verrò a trascorrere nella tua personale casa.
Ma cazzo! E però che non si luce? Signore, ti prego soltanto una cosa. Fammi trovare un ambiente tranquillo. Che tu lo sai, per causa della malattia del coro, non posso sopportare un muro, grido e look di cristiani e di animali. Sarò da voi il giorno 11 d'agosto, così mi posso addriare pur curio all'uncio. E mi fermo per la festa di San Rocco. Ti prego anche di mandarmi qualche buona persona alla fermata della postale, trasportare il bagaglio mio dell'infermiera che per quella malattia del cuore mi deve trascinare sempre appresso e che non posso fare troppi sforzamenti. Dopo di questo non ti devi dire altro. Ricevi solo tanti cari saluti a te e baci al cane. Bravo, vai! Dal caro zio Nicola! Ah! Ah, fresca! Chi me la via? Mette sotto lo spandone, che mi ha chiamato la mia parte di questa casa! Non ci vuole solo una stanza con il non ci vuole un'altra per l'ambormire! E non mi ha fatto colto! Non mi ha fatto colto! Ma chi me la via? Ha messo sotto due cuore a chiodi! Chi me la va? Chi me la va? Tu sei la rovina di questa casa, sì! La rovina di questa casa! Cioè, ma state un po' calmo, che tu potrai fare venire a buona pure. Tutto ci vuole aggiustare. Come si dice? Quando mangiano tre, mangiano pure cinque, no? Quando mangiano tre, quando mangiano nessuno.